Buongiorno a tutti, ciao. Eccomi qua con un nuovo libro da presentarvi, Perché leggere yoga di Emmanuel Carré. Sulla mia pagina Facebook PME Grandis trovate una descrizione scritta e più approfondita. Questo è un video molto veloce. Allora, i motivi per leggere yoga sono, secondo me, prima di tutto la prosa. La prosa di Carrère per me è coinvolgente, stupefacente, accattivante, ti prende, sembra che l'autore stia parlando con te direttamente. Poi, se come l'autore si hanno nel corso della propria vita ci si è avvicinati a questa disciplina e si sono frequentati magari dei corsi o si è provato a praticarla in autonomia, si sono conosciuti questi ambienti. Qua ci si ritrova e si ritrova, diciamo, tutto il bene e il male, no, ma insomma, le incongruenze presenti in alcuni ambienti. E non c'è bisogno di essere dei grandi conoscitori dello yoga. Una premessa: qua si parla dello yoga a livello un po' più alto, cioè non lo yoga fatto per scolpire i muscoli o come esercizio ginnico, o perlomeno non solo, ma soprattutto lo yoga inteso come meditazione. Quindi, cos'è una meditazione? Come questa meditazione può aiutare ad affrontare la vita con un po' più di serenità, sempre ammesso che ci riesca ad aiutarci. Leggetelo, ne vale veramente la pena, eh? Yoga, Emmanuel Carrère. Questa qui sopra, ci tengo a dirvelo, è un disegno che ha fatto la mia nipotina Carlotta, che sarebbe la piccolina che è nella foto di là, e che mi ritrae, mi ritrae 2 o 3 mesi fa. E io la trovo incredibile perché l'ha fatta una bimba di 6 anni, poi è la mia nipotina e le cose che fa le trovo bellissime. Un abbraccio a tutti voi e andate sulla mia pagina Facebook e troverete una descrizione più dettagliata. Vi voglio bene, buon fine settimana.